È stata avvistata di nuovo la Serbian Dancing Lady, che quando balla significa che sta per uccidere qualcuno. Questa storia sta diventando sempre più assurda. È stata avvistata in diverse occasioni a ballare in mezzo alla strada, indossando un vestito rosso e una maschera bianca. Alcuni video su YouTube mostrano le sue apparizioni in Serbia e anche in Italia, però. Non si sa chi sia o perché lo faccia, ma molti la ritengono spaventosa e inquietante. Alcuni pensano che sia una leggenda urbana o una trovata pubblicitaria, altri che sia una persona con problemi mentali, oppure una strega addirittura. Pensate un po' alla pazzia. Qua c'è scritto: Marco era un ragazzo curioso e appassionato di misteri. Un giorno, mentre navigava su YouTube, vide un video intitolato 5 avvistamenti di Serbian Dancing Lady nella vita reale. Cliccò sul video e rimase affascinato dalle immagini di quella strana donna che ballava in luoghi diversi, come una strada deserta, un parcheggio, una stazione ferroviaria o un bosco. Marco quindi decise di approfondire l'argomento e cercò su internet altre informazioni sulla Dancing Lady. Scoprì che si trattava di un fenomeno virale che aveva origine in Serbia, dove era stata avvistata la prima volta nel quartiere di Zvezdara. Vabbè, per roba la radio. Il video originale era stato pubblicato da un utente chiamato Serbian Dancing Lady Official, che era stato anche un canale dedicato alla donna misteriosa. Marco ovviamente guardò tutti i video del canale e rimase sempre più intrigato da questa lady. Si chiese se fosse una persona reale o un'illusione, se avesse un messaggio da comunicare o se fosse solo una burla. Marco quindi decise di condividere la sua scoperta con i suoi amici e li invitò a casa sua a guardare insieme i video della Dancing Lady serba. I suoi amici erano Luca, Sara e Giulia. Luca era il più scettico del gruppo, no? E pensava che si trattasse di una montatura, ovviamente. Sara invece era la più coraggiosa e voleva andare a cercare la Dancing Lady serba in persona. Sara, ma tutto bene? Cioè, mi chiedo. Giulia era la più timida e si spaventava facilmente. Quando arrivarono a casa di Marco, si sedettero sul divano e accesero il computer. Marco aprì il canale di Serbian Dancing Lady Official e mise il primo video. Si vedeva la Dancing Lady serba che ballava in mezzo a una strada buia. Luca commentò: ma dai, questa è chiaramente una recita. Guarda come si muove, sembra una ballerina professionista. E poi quella maschera è ridicola, sembra uscita da un negozio di carnevale. Sara replicò: non essere così cinico, Luca. Questa donna è reale, ha qualcosa da dirci. Cioè, davvero? Questa donna, cioè, forse è una vittima di qualche tortura o una sperimentazione, mamma che idea del. Forse è una medium, capito? E comunica con l'aldilà, ma così è una medium, secondo Sara. Così, perché balla. Perché ammazzare persone è una medium. Forse è una strega che lancia delle maledizioni. Ma Sara, non sei molto convinta, però, anche una strega adesso. Giulia aggiunse: a me fa paura, ragazzi. Sì, cioè non so cosa voglia questa donna, mi mette i brividi, capito? Guardate come guarda la telecamera, sembra che ci stia fissando, cioè sfidando, cioè sto leggendo male. Marco invece disse: io sono affascinato da questa donna. A Marco invece piace. Vorrei sapere chi è e cosa vuole. Vorrei incontrarla dal vivo e parlare. Niente, raga, insomma, sti qua sostanzialmente sono molto intrigati da questa lady. Sostanzialmente gli amici andranno tutti a cercarla. La donna si avvicinò a Marco e lo guardò negli occhi attraverso la maschera. Marco sentì un brivido lungo la schiena. La donna aprì la bocca e disse: e aveva un coltello in mano. Puoi parlare con me?